sono Maria Stella Rossi, sono la titolare del Bed and Breakfast Val di Ricarte, la referente del progetto Val di Ricarte e del progetto anche Val di Ricarte Palio, che è iniziato da poco tempo. Siamo a Nebusco, nell'Appennino denominato Alpe della Luna, nel comune di Borgo Pace, nella provincia di Pesaro Urbino. Esigenze. Io mi trovavo all'estero, stavo studiando e a un certo punto ho capito che in realtà tutto quello che cercavo lo avevo a portata di mano, lo avevo qui nella natura, dove potevo avere il tempo per la ricerca, per la sperimentazione e per la concentrazione anche. E quindi ho deciso di fondare l'associazione culturale per dare la possibilità anche ad altre persone di scoprire uno spazio in cui ritrovare se stessi, ritrovare un rapporto diverso con l'arte. L'associazione è nata proprio con lo scopo di unire l'arte e la natura, quindi l'etica e l'estetica allo stesso tempo. Successivamente è nato poi l'idea di aprire anche la creatività a tutti, quindi è diventato Val di Ricarte anche un bed and breakfast, particolare ovviamente perché poi propone tutta una serie di esperienze creative, di laboratori, di spazi in cui uno si può muovere autonomamente o sotto la guida mia o di delle persone, degli esperti di cui ci avvaliamo. E poi in tempi molto più recenti è nata anche l'associazione Paleo Italia, e anche questa con sede qui a Val di Ricarte di Borgo Pace, con molti scopi. Ecco, oggi siamo qui proprio per uno di questi, queste occasioni, un evento proprio dedicato a uno sottoargomento delle abitudini di quello che era il cacciatore raccoglitore paleo, proprio da paleolitico. Ci troviamo qui per un workshop teorico-pratico con il dottor Fabio Piccini relativo al microbioma umano e alla fermentazione, quindi la parte sia di spiegazione scientifica ma anche la parte pratica, dove vedremo poi come nella quotidianità ci si può preparare, ecco, degli alimenti fermentati, quindi che vanno a nutrire il nostro intestino. Di questo workshop, ma anche dei prossimi workshop, perché già ci sono in programma altri appuntamenti il 5 dicembre e 6 dicembre, già sulla cosmetica delle fate e sulla cucina spontanea, sono in relazione appunto allo stile di vita del cacciatore raccoglitore, quindi l'uomo del paleolitico. Ovviamente sono ispirati perché comunque ci sono tutti i compromessi del caso di cui dobbiamo tenere conto. Quindi non parliamo solo di alimentazione e solo di dieta, ma parliamo proprio di uno stile di vita, di abitudini, parliamo anche di tempi della natura, del rispetto anche dei prodotti locali, di un turismo alternativo, di una didattica anche, di una ricerca legata quindi a come, l'abbiamo visto anche oggi, per esempio non è solo l'alimentazione che ci fa star bene,
bene, ma anche per esempio quello che usiamo sul corpo o quello che facciamo quotidianamente. Fossero interessati a seguirci o a venirci a trovare, ripeto il nostro indirizzo: noi siamo a Valderica, nel comune di Borgo Pace. Abbiamo un sito internet che è www.valdericarte.com, ma anche il sito dell'associazione Paleo che è www.associazionepaleoitalia.com. Siamo anche molto attivi sui social network, quindi ci potete contattare anche su Facebook e Twitter come Valdericarte e come Associazione Paleo Italia. Ciao a tutti e spero di potervi incontrare presto qui nell'isola che c'è.